Bene, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale di rappresentanti di Utilitalia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 700381 Squeri, nuova formulazione, e 700554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Giordano Colarullo, direttore generale, e a Mattia Sica, direttore settore energia, rete e tecnologie, ricordando loro che il tempo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti circa, quindi potete anche parlare entrambi, sappiate che dovete stare complessivamente nei 10 minuti. Prego, non so chi inizia. Comincio io, grazie, grazie infinite per l'invito, questa opportunità. Buonasera a tutti. Io farò un brevissimo preambolo che riguarda innanzitutto Utilitalia, che è l'associazione delle società pubbliche locali che appunto operano nel settore dell'acqua, dei rifiuti, ma in questo caso in particolare energia e gas. Associamo circa 450 imprese per un 40 miliardi di fatturato. 1,3 miliardi di utili che vanno appunto da Bolzano a Palermo, giusto per esemplificare la capillarità territoriale. Dovuto preambolo fatto, io mi limiterò, diciamo, a dare alcuni messaggi. Come sistema, come comparto, che comunque ha in seno diversi soggetti, diciamo, che hanno gestito storicamente la maggior tutela, riteniamo che il percorso, diciamo, per in vista della fine delle tutele di prezzo sia a questo punto maturo, probabilmente per, diciamo, non avere ulteriori come dire, cambi di percorso, quindi nelle tempistiche così come previste andrebbero un po', diciamo, mantenute al fine di evitare, diciamo, incertezza. Tuttavia, in questo lasso di tempo che porterà appunto alla fine, riteniamo ci siano alcuni elementi da considerare affinché si possa avere, uno, un'apertura, diciamo, del mercato, mi lasci passare il termine, efficace ed efficiente, che sia veramente favorevole, diciamo, ai consumatori in primo luogo. Due, che permetta alle imprese di diciamo, più consolidate, più strutturate di poter appunto misurarsi con il mercato e altresì per evitare sostanzialmente che la transizione da un regime all'altro sia in qualche modo diciamo, problematica o comunque possa creare i presupposti di costi incagliati e diciamo, elementi negativi, soprattutto per chi ha gestito fino ad oggi il servizio. Quindi in questo quadro riteniamo che ci siano alcuni dati centrali che riguardano in primo luogo diciamo, il profilo dei soggetti ammessi, che riguarda una diciamo, tenuta e tutela del rischio di insoluti ed eventualmente evitare un turismo diciamo, degli operatori da parte di certi di alcuni profili diciamo, di consumatori. C'è un tema grande sulla struttura dei prezzi, così come influenzata da elementi, non dico del tutto esogeni, comunque diciamo, un po' all'adere, come possono essere gli oneri generali di sistema, all'adere rispetto alla fattispecie, che quindi vanno a in qualche modo diminuire le potenzialità competitive sul prezzo. E chiaramente poi ci sono degli elementi, forse su cui riflettere, che derivano anche dall'attuale confronto, così come fatto sulle piccole, piccolissime imprese, e alcune lezioni che forse da queste possono evincersi. Detto, diciamo, questi sono i titoli che volevo dare, passerei la parola al dottor Sica per un po' di analisi di dettaglio. Peraltro specifico che abbiamo inviato un documento, non so se diciamo, abbiamo inviato in tempo utile per la sua ricezione, chiaramente ci sincereremo insomma, della ricezione comunque a valle della nostra audizione. Prego, Mattia, prego.
Sì, grazie. Presidente, Benissimo, benissimo, vi siete rapidamente. auto-organizzati, va benissimo. Prego, prego, prego Sica, Mi prego. scusi, mi scusi. Prego, prego. Assolutamente, ma non c'è problema. Prego, dottor Sica. Grazie. Rapidissimamente, tocco alcuni aspetti di carattere industriale che dovranno essere necessariamente affrontati in questo lasso di tempo che ci separa dal 1º gennaio 2023, data in cui è prevista la completa apertura del mercato, c'è un problema, c'è un aspetto che noi identifichiamo che è legato alla dimensione del mercato. Stiamo parlando di ancora circa 15 milioni di utenti che sono serviti in maggior tutela, per i quali gli attuali esercenti hanno forze, risorse umane, investimenti che hanno realizzato e che dovrà essere in qualche modo considerato nel momento in cui questo servizio verrà trasferito ad un soggetto identificato a mezzo gara. La dimensione del mercato, 15 milioni di utenti, dà anche la dimensione dell'entità, delle informazioni, dei dati che devono essere trasmessi relativa ai 15 milioni di contratti. Stiamo parlando di dati anche sensibili dal punto di vista commerciale. L'IBAN, per quanti pagano la bolletta attraverso canali automatizzati, quindi con l'addebito in banca, le mail alle quali vengono trasferite le bollette nel caso in cui la bolletta venga trasmessa elettronicamente e non in via cartacea. C'è quindi un grosso lavoro, un grande lavoro per milioni di utenti che deve essere realizzato, ma soprattutto deve essere realizzato in tempo utile perché qualora nel momento in cui ci sarà il passaggio da un fornitore, da un esercente a un fornitore del tutto nuovo, questo fornitore dovrà avere tutte le informazioni necessarie relative a quel cliente. C'è un aspetto. E questo diciamo che dal punto di vista industriale. C'è un aspetto di sicuro interesse da parte nostra relativo all'accesso alle gare che si ipotizza siano realizzate. Ed è l'aspetto relativo alla qualificazione del soggetto che può partecipare alla gara. Qui ci sono due elementi. Da un lato, c'è da considerare, riteniamo utile e interessante fare una riflessione sul concetto di mercato rilevante ai fini della qualificazione e dell'ammissibilità dei concorrenti alle gare. L'altro aspetto è quello della qualificazione della strutturazione di questi soggetti in maniera tale che questi soggetti possano essere considerati solidi, debbano essere soggetti operatori solidi, affidabili, in grado di suscitare la fiducia del cliente finale, perché in questo momento l'elemento che molto probabilmente ha rallentato il passaggio al mercato libero da parte di molti clienti domestici è soprattutto la fiducia nei confronti dei nuovi fornitori, di possibili nuovi fornitori e la trasparenza delle offerte che vengono formulate. La rigidità della bolletta, della composizione, della strutturazione della bolletta l'ha già citata il direttore Colarullo, quindi non la riprenderò. Però è chiaro che se il 52% della bolletta è costituita da oneri fissi sui quali il fornitore ad oggi non ha
sostanziali margini di flessibilità. La contendibilità e la concorrenza si può effettuare soltanto nell'altro 48% della bolletta e quindi anche un eventuale sconto al cliente finale viene diluito in una dimensione sicuramente più ampia. Io penso di aver toccato, abbiamo toccato sostanzialmente tutti i punti. Un ultimo aspetto che forse è utile riflettere, nell'ambito del ventaglio di interventi che in questi mesi bisognerà predisporre in vista delle gare e del 1º gennaio 2023, un ultimo aspetto è l'ampiezza dei lotti che eventualmente saranno definiti per le gare. Riteniamo che sia opportuno che questi lotti abbiano una dimensione adeguatamente ampia, questo soprattutto per far sì che il fornitore che si aggiudicherà quell'otto abbia la possibilità di raggiungere un'efficienza di scala in grado di poter anche offrire uno sconto e quindi dei vantaggi al cliente nel momento in cui gli sarà, per così dire, diventerà il fornitore di questo cliente. Io direi che sostanzialmente abbiamo toccato tutti i temi e comunque ecco, nella memoria che abbiamo trasmesso vengono trattati puntualmente tutti i temi che riteniamo utili e necessari riflettere, sui quali riflettere per far sì che ci sia veramente un efficace superamento delle tutele. Grazie, sì, abbiamo ricevuto la vostra documentazione, abbiamo già provveduto a inviarla a tutti i colleghi, deputati e deputate, in modo tale appunto da poter approfondire il vostro punto di vista. Chiedo se ci sono domande da parte dei commissari, sia in presenza che collegati. No, evidentemente siete stati chiarissimi e quindi grazie molte, ma non abbiamo domande da porvi, nessun commissario mi chiede la parola. Grazie nuovamente, arrivederci. Grazie infinite, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Sospendiamo 5 minuti. Allora facciamo entrare il presidente Pinto. Sì. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale di rappresentanti di Energia Libera nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 700381 Squeri, nuova formulazione, e 700554 Davide Crippa, recanti iniziative di competenza per agevolare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica, in vista dell'uscita dal regime di maggior tutela per microimprese e clienti domestici. Ringrazio, gli do subito la parola al presidente Salvatore Pinto, ricordando che il tempo a disposizione è di circa 10 minuti. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Abbiamo inviato la documentazione in maniera tale che ci siano un po' tutti i dettagli, perché nel mio breve intervento voglio riassumere alcuni concetti. Innanzitutto l'associazione che io rappresento è un'associazione che ha 3 milioni di clienti nell'energia elettrica e 4 milioni e 2 nel gas, 20.000 dipendenti, quindi rappresentiamo una larga fetta del mercato elettrico italiano. E ovviamente a noi sta molto al cuore il tema del mercato libero. Mercato libero che non va inteso in contrapposizione alla parola tutela, perché noi riteniamo che la tutela sia molto importante, ma per avere una giusta tutela riteniamo che sia il mercato la risposta. E infatti, così come dice anche la Commissione europea, sono tre
le parole per noi importanti: concorrenza, pluralità di offerta e consapevolezza. Consapevolezza da parte del cliente e delle regole poi del mercato. Innanzitutto diciamo che oggi ci sono delle criticità in questo mercato. Pensate che l'82,5% del settore domestico è ancora servito da soli 5 operatori che peraltro sono anche integrati con la distribuzione. Questo evidentemente per il tema della concorrenza non è quello che noi ci aspettiamo e quindi diciamo che anche la scelta è molto limitata per il cliente per orientarsi tra tutte le offerte possibili. Quindi c'è un livello di concentrazione molto importante, tra questi in particolare c'è un operatore che ne detiene una quota di gran lunga importante. Riteniamo che questo livello di concentrazione del mercato e l'incertezza dei tempi in cui la liberalizzazione del mercato, sta avendo il suo sviluppo, i continui rinvii della fine tutela hanno determinato situazioni sicuramente anticoncorrenziali. Posizioni dominanti su base locale, quindi elevato bassa propensione al cambiamento. Quindi noi riteniamo che le modalità di questa transizione ci de devono essere basate su un meccanismo di asta competitiva per impedire il meccanismo del silenzio assenso. Ma riteniamo che anche la proroga ormai al 1 gennaio 2022 non debba essere ulteriormente rinviata e quindi bisogna dare ai consumatori un'ampia e diffusa informazione e dare a tutti gli operatori di mercato una parità di accesso in concorrenza al cliente finale. Quindi riteniamo che il meccanismo dell'asta competitiva già adottato in altre aree sia la misura migliore per consentire questa corretta liberalizzazione del mercato. Ma ripeto, voglio entrare in un concetto per noi fondamentale. La parola tutela significa voglio tutelare qualcuno, ma il mercato libero non è in contrapposizione. Oggi, se uno va a vedere quali sono i prezzi, ritroverà un prezzo medio che magari dà l'impressione che il prezzo della tutela sia inferiore. Nella realtà si parla di un prezzo medio. Già oggi esistono sul mercato libero dei prezzi che sono inferiori, a cui il consumatore non può accedere, perché è prigioniero, lasciatemi dire tra virgolette, del sistema della tutela. Invece un mercato libero a cui si vanno ad aggiungere dei servizi, perché non bisogna rimanere fermi all'attuale situazione, ma bisogna pensare che siamo in una fase di cambiamento. Il mercato va verso l'energia verde, i servizi, la digitalizzazione e quindi un libero mercato offre servizi, offre sviluppo dell'economia, offre occupazione, ma senza rinunciare alla tutela. Noi riteniamo che il consumatore vada tutelato e va tutelato informandolo delle opportunità che il mercato offre in maniera tale che lui le possa cogliere. Ancora una volta il concetto di consapevolezza. E poi ritornerò alla fine su quello che è la nostra proposta. Ancora oggi è difficile confrontare realmente i prezzi perché anche i diversi siti, i portali che confrontano le offerte non riescono a confrontare quello che invece è proprio un meccanismo diverso del libero mercato che contiene anche servizi, quindi è difficile fare dei paragoni. Per cui riteniamo che ci debba essere un meccanismo totalmente diverso. Tra l'altro la stessa ARERA lo dice quando dice: attenzione, è vero sì che i prezzi medi sono dei prezzi che sembrano vantaggiosi per la tutela, ma già molti operatori praticano dei prezzi molto più convenienti. Peraltro, questo modello è già stato adottato in altri mercati, penso alle telecomunicazioni, con evidenti risultati positivi, direi. Quindi io direi, arriverei alla nostra proposta perché le altre cose le trovate sicuramente nei documenti che vi abbiamo lasciato. Allora, fondamentale garantire informazione e consapevolezza ai consumatori, monitorando i prezzi del libero mercato. Adottare procedure competitive, che la stessa ARERA riconosce come lo strumento più efficace per il passaggio dei clienti dal mercato tutelato al mercato libero. Ci deve essere un mercato che sia realmente concorrenziale e pluralistico. Ricordo quando vi dicevo prima,
È emblematico che solo 5 operatori detengono l'82,5% del mercato. Quindi, assegnare tramite procedure competitive un servizio transitorio di continuità, prevedere misure per la deconcentrazione del mercato per favorire una concorrenza effettiva tra gli operatori a beneficio del consumatore e del sistema, garantire comunque ai consumatori un prezzo in linea col prezzo di tutela definito dall'ARERA. Sostanzialmente diciamo: l'ARERA definisca un prezzo di tutela, a quel punto partono delle aste che non possono che essere migliorative del prezzo che già l'ARERA considera di tutela. Anzi, riteniamo che si possa realizzare con questo meccanismo, quindi con dei vantaggi per i consumatori, una rendita che potrebbe venire proprio dall'asta, che potrebbe essere dedicata e restituita ai consumatori in tante forme. In questo momento che siamo in una situazione di pandemia, potrebbe essere un aiuto per la pandemia, o potrebbero essere servizi informativi che possono servire al mercato per quello che tutti noi stiamo vivendo come un momento di transizione energetica molto importante, ma tutto indirizzato alla tutela del consumatore nei termini e nei modi a cui mi riferivo, nello sviluppo del mercato e alla creazione di benessere e occupazione. Noi riteniamo che questi siano i tre capisaldi e che sono la nostra proposta che vogliamo sottoporvi per una vostra riflessione e discussione. Io mi fermerei qui dicendo solo che un'altra cosa molto importante è l'elenco dei venditori, perché per avere una prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, quindi avere un albo dei venditori che siano dei venditori affidabili e in grado di erogare un servizio di elevato livello qualitativo, sia l'altro aspetto fondamentale per avere quella sicurezza di mercato che riteniamo possa essere assolutamente sostitutiva e migliorativa dell'attuale sistema della tutela. Io, se non ci sono Grazie. domande, non approfitto più del suo tempo. Grazie. Sì, chiedo appunto se ci sono domande, se i colleghi intendono intervenire. Ricordo che comunque la documentazione che ci avete inviato, noi abbiamo provveduto a mandarla a tutti i commissari, quindi a tutti i deputati e deputate insomma, hanno avuto la possibilità di leggerla e di seguirla anche mentre che lei parlava. Non vedo iscritti a parlare, quindi non vedo domande. La ringrazio, è stato molto preciso e rimandiamo appunto alla discussione, all'approfondimento dei testi, del testo che ci ha inviato. Grazie mille, arrivederci, sospendiamo due Grazie a tutti minuti. voi e buon lavoro.